Ciao ormai, benvenuti ragazzini in questo nuovissimo episodio su A Plague Tale Innocence. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno, dobbiamo andare a giocare il capitolo 6 che si intitola Beni Danneggiati. L'ultima volta ragazzi alla fine era successo un casino. Vediamo il riassunto. Mentre attraversano un campo di battaglia, Emicia, Hugo e Lucas incontrano due giovani banditi che li sfruttano per sfuggire ai soldati inglesi. Solo Lucas riesce a mettersi in salvo. Emicia e Hugo vengono fatti prigionieri. Appunto, abbiamo tentato anche noi di fuggire, purtroppo non ci siamo riusciti. Emicia è stata colpita e avevamo già visto l'ultima volta ragazzi che ci stavamo risvegliando all'interno comunque di una cella, per cui... Hey, wakey wakey, bury something. You're lucky, you know. Your everyday corpse robber usually gets a sword in the back, no questions asked. But me, I've got an eye for that fancy jewelry. And you're lucky I like gold better than blood, Lady Derun. Where is my brother? Oh, shut up. The better you look, the higher the ransom. Might bruise the goods a bit too much already. The ransom? Who's paying it? Oh, you'll see soon enough. You're not in your shadow anymore, so cork it, all right? Mangy. Ok, quindi vogliono usarci ragazzi per avere un riscatto. Il punto è appunto chi lo paga. Oh. Cavolo, è stato così semplice aprire sta cella. Non c'era un lucchetto, una serratura, qualcosa. Grazie. Questo è uno dei due banditi che sono fuggiti via. Ok. Grandioso, speriamo non ci veda nessuno. Ciao, chiunque tu sia. Melly, the other one's Arthur. This is all your fault. Where is my brother? Hey, keep your voice down. Se non vogliamo farci scoprire. You don't need it. Ok, perfetto. Non possiamo usare né inventario né fionda, ragazzi. Ovviamente ci hanno tolto tutto. Per cui l'unica cosa è restare assolutamente nascosti. How? A distraction. He's waiting for us to tell him where and what, so keep your eyes open. Cerca un diversivo e premi su per chiedere ad Arthur e Melly di attirare, o Melly, visto che c'è l'accento su lei, di attirare l'attenzione dei soldati. Perfetto. Okay. So he's Come on. Perfetto, approfittiamo, va? Prima che il nostro amico si giri di nuovo. For sure. Okay. Che culo che sono di spalle. No one there. Hugo is alone with those butchers. They won't hurt him. You don't understand. If he's afraid, we have to clear the way. Allora, aprirci la strada. Possiamo, vediamo, chiedere di colpire lì. King Edward must order a retreat. Ok. Tac. Vai, amico, vai. Let's go. Perfetto. Andiamo. Ti seguo a ruota, eh? Tu vai. Ok, dobbiamo cercare di non fare rumore, ragazzi. What's that, then? Cazzarola, che ho fatto? Ah, meno male. Di certo non è niente, c'è ragione. Scappa, zia. Niente, l'ho fatta grossa pure stavolta. Non so cosa ho fatto perché non mi sembrava di aver colpito niente. Effettivamente, forse ho toccato il tipo, non lo so, ragazzi, non me ne so accorto. Ok, cerchiamo di non rifare lo stesso errore di prima. Almeno ci proverò. Non so cosa ho fatto prima, ripeto, ma l'ho fatto, quindi va bene. Stavolta almeno sono riuscita a non ripetere i miei errori. Per cui sì. Oh, qui c'è dell'alcol, grandioso. Tanto mi aspettavo sgraffignato qualcosa. Gonna drive me bonkers. Stay down. Alright. Nothing. No, non era niente. E attenzione!
Sì, come dovremmo fare a muoverci? Ok, è qui a un passo da noi, come ha fatto a non sentire qualcosa? Non lo so, ma poco importa, l'importante è che non ci abbia sentiti. Va bene, andiamo. Dobbiamo trovare mio fratello, io non me ne vado da qui senza Hugo, zia, te lo dico. Sì. It was a hell of a fucking victory, I'm telling you. Certo. Allora, da che parte dovremmo passare? Suppongo che dovremmo passare là sotto. Look, the bot. Yeah, well spotted. Vediamo se è la volta buona, la posa buona più che altro. Andate ragazzi, andate. State attenti, non fatevelo sfuggire, chiunque gli sia. Un sasso, come tutti gli altri che trovate qua sotto. Va bene, va bene. Eccoci qua. Allora, perfetto. Che cos'è che dovrei fare adesso? Perché qua non mi fa interagire con niente se non con la staccionata. Visto che non abbiamo comprato olio cuore oggi. Che cosa? Non ho letto quello che stavano dicendo. Come sempre, brava giocherina, la tua attenzione ai dettagli fa veramente cagare. Passiamo di qua. Ah, è chiuso. Not bad at all. What are you doing? This is not the time. I'm making your rescue profitable. Beh, certo. Vorrei pure vedere, c'ha ragione. Powder, probably for alchemy. Useless. I can use it. Certo, apri. Mary può scassinare gli oggetti contrassegnati da un lucchetto. Premi A per chiederle di aprirli. È certo che glielo faccio aprire, vorrei pure vedere, scusa, se ci passerà materiale utile. Oddio, non è che sta arrivando qualcuno. Enjoy. Grazie. Gentilissima. Ok, soltanto questo abbiamo potuto prendere, zolfo ne abbiamo già abbastanza, possiamo tranquillamente andare fuori. Dai, fammi strada! Not that way, there are loads of them. Sti cazzi, di rallenta, manco risposto perché non t'ha manco cagato. Ok, attenzione alle bottiglie, sono tutti tipo mezzi ubriachi, per fortuna talmente ubriachi. No, scusa, ecco, quasi, vabbè, che palle, che cavolo, scappa zia, scappa, non ci sta niente da fare. Attaccami il tuo compagno, aiutalo a morire, troppo tardi. Niente, allora. Scappare come sempre, ragazzi, non è un'opzione valida. Questo è chiarissimo. Va bene, vorrà dire che mi farò un po' più rifatta ci miei la prossima volta. Ma andiamo. Continuo a non capire che cosa ho sbagliato, ragazzi, perché bottiglie non ne ho colpite, tizi non ne ho toccati. Non lo so che cosa ho potuto sbagliare effettivamente. Devo proprio non toccare niente. Seguirò a ruota Meli per evitare, insomma, casini. Però a me, visto che siamo in Francia, mi dà più di Meli, non me. You're crazy. What? We got through, didn't we? Infatti, per un pelo di sedere ce l'abbiamo fatta. Andiamo, va. Che qua non è che possiamo stare tanto a cincischiare, direi. Madonna mia, quanta gente che c'è sta qua. My brother looks like it. Quickly. Soon you'll be far away from here. Amicia, where is she? Your sister. The bastards. Think we're gonna keep her with us, right, guys? No. No, please don't! Hey, just be thankful you're still alive. The girl! Not everyone makes it around here. Huh? What do you mean, the girl? Come on, spit it out. The girl's escaped. Ecco. Her cage is open. Everyone's looking for her. E vai! Shit! Spread out! Ah, adesso che ci cercano. È ancora meglio, guarda, sicuramente. Andò vai? Che momento? Che? Dove vai? Dove vai? Ma dove va? Allora, ragazzi, o si è rincoglionita o non lo so. Il momento che cosa? Vabbè, ho capito. Certo, voi perquisite il cavolo che vi pare. Io vado da mio fratello. Così ritroverete anche questa di gabbia vuota. Hugo! Ehi, piccolo! Are you alright? Are you hurt? Che silenzio, no, che silenzio. Get me out, please! We have to get that cage down. It's alright, Hugo. Listen, my sling. Did they have it when they locked you up? Yes, they put it in the trunk there. Right. Dove? Ah, ok, perfetto, è qua già. A posto, già non ci sono problemi. Mi basta prendere la mia fionda.
Ah, mi servi? Meli, scusami. Anche se l'accento sulla E la chiamerò Meli, perché mi sa più di francese. Apri, apri, muovite, muovite, spostati. Grazie, ecco qua. Oh. Ritorno sul suo equipaggiamento dopo utilizzare di nuovo la fionda e l'inventario. Perfetto, mi basta colpire il gancio là sopra, suppongo, no? Ecco qua, farò un casino. Fortunately they are busy. Che culo. Ah, ok, dai, apri pure questo. Oddio. Se ci beccano alla fine, non so perché ho l'impressione che non usciremo di qui nascosti. Sì, sì. Tu stai tranquillo, che la tua sorellona ti porta via. Amore. Oh. I'm here. We're staying together. Certo. Of course. Oh. And we're going to go with Melly. She's here to help us. She's the thief. And she's sorry she turned us in earlier. Aren't you, Melly? Yeah. I'm a bad girl. Happy now? Can we go? Take my hand, Hugo. Let's get going. Yes. Okay. There's a way out to the far end of the camp. If you really know how to use that sling, you'd better go first. Okay. Aspetta, aspetta. Allora, lascia una guardia. Prima cosa da notare, per cui avanziamo, cerchiamo di non farci beccare. Oh, porca vacca. Allora, potrebbe essere tutto un gran problema. Dove caspiterina devo passare? Allora, il modo lo devo trovare. Insomma, ah, aspetta, questo magari lo posso colpire in testa, però non so se attirerà l'attenzione di qualcuno. Colpiamolo. Tac. Are you sure about that? Completely. I've had enough of running. I want a team on the east rampart. Minchia, come l'ho beccato, ragazzi. Gli ho spappolato la testa come un melone. Va bene. Ok, non ci resta che non farci beccare da questo pezzo di merda. Che adesso probabilmente tornerà indietro. Per cui restiamo nascosti. Shit, I don't believe it. We're fucked. Posso cercare su internet? Il mio telefono parla, parla, parla. Ma che cazzo, guarda, guarda pure di là. Oddio, adesso ci guarda. Ah, c'è dell'erbatta qua per fortuna. Meno male che me ne sono accorta. Non so a sto punto se ammazzare pure questo, ragazzi, perché direi che è abbastanza rintraccio, però. No, forse possiamo passare senza ammazzarlo. Dai, non siamo qui per fare una carneficina, su via. Vedi, sei in piena bella vista. Non so se te ne sei accorta. Effettivamente, ok, facciamolo passare. Passiamo di qua. Rapidi. Ok, là ce n'è uno. Posso ammazzarlo questo, penso, tranquillamente. Tac. Oh, qualcuno se n'è accorto? Qualcuno sta arrivando? No, e dai. Che palle, raga, che palle, no, veramente. Vabbè. Che? E che devo fare? Mi devo far ammazzare? Ma che veramente? Ma che stiamo a dire? Ok, va. Leave us in peace. That was. Are you trying to win the war on your own or what? Allora, ecco. Ecco un altro. Che se ne è accorto? Vattene a fare. Oddio, che palle! Vabbè, di nuovo. Vabbè, tutto da capo. Aspettate, magari possiamo passare da qua. Non ce ne siano altri qua intorno, cosa super probabile. Ecco, qualcuno già ci ha visto. Ecco qua, vabbè. Non è possibile! No, questo non è possibile. Umanamente impossibile. Ecco. Mo scusa, però. So, ragazzi, che insomma fabbricare questo, il Somnum, richiede un sacco di risorse. Infatti un paio di voi mi hanno consigliato di insomma utilizzare le mie risorse con più saggezza, perché appunto potrebbero essermi utili in momenti più di necessità. Per cui tu, amico, mi dispiace tantissimo, ma devi morire. Come on. Ok, sperando che intanto nessun altro si accorga di noi, perché tanto qua sembra un formicaio. Ecco qua. Se n'è accorto, ragazzi, se n'è accorto. Che mi tocca ammazzare pure questo. Ok, c'è qualcun altro che ne vuole? C'è qualcun altro? Dove cavolo devo andare? Allora, qua c'è il cancello, ragazzi. Ok, mi ha salvato la partita.
Oh, merda! Bene! Oh! Il cavaliere che ha ammazzato i nostri genitori, ragazzi. For the Daron children, and I have to capture them myself. Ah, tu hai pagato il riscatto, pezzo di merda. He killed my parents. He's going to slaughter us. Melly, run! Madonna! Corri! Take them out, Amicia. Ah, pure. E ti sembra facile? Ti sembra facile mentre, cioè, mentre cerchiamo di scappare? Andiamo via. Il sasso! Accidenti. Corri, 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 muovite, 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 muoviti. Oh, Dio, sta arrivando. Quella camminata è così minacciosa che è fighissima. Allora, cerchiamo di darcela a gambe. Oh, merda. E te, con calma, Mary, con calma, maledizione. Abbiamo tutto il giorno, muovite, dai. Ecco, ah, dovevamo stare nascosti. Vabbè, ovviamente, figuriamoci. Non è il caso, ok. Madonna santa, cioè non ci può essere, dico io, un tratto in cui bisogna scappare soltanto. No, perfetto, adesso direi di restare nascosti. Ah, ok, sono pure arcieri, a posto. Oddio. Ok, in testa, dai. Scusi, amico, scusi. Vada, vada, signore, non ci incischi, perché qua sta per arrivare gente. Ok, adesso sì possiamo correre, adesso sì. Perfetto. Sì, 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 ah, ok, ok, la deve spaccare lei, perfetto. C'è qualcosa che possiamo usare qua? Ti prego, muoviti. So che non è una cosa semplice. Oh. Ah, non so se siamo abbastanza sassi. Oh, merda. Ok. Sì, via, via, anche perché la vedevo abbastanza dura. Oddio, che schifo. Vabbè. Vabbè, non è che abbiamo molta scelta. Bello in mezzo a tutti i due. Ok, ce l'abbiamo fatta. I ragazzini vedanno questo, i ragazzini. Ok. Meno male, ragazzi, incomincia il capitolo 7, il cammino davanti a noi. Allora, ragazzi, io avevo detto che avrei fatto un capitolo a video, però il capitolo appunto di oggi è stato abbastanza breve, per cui direi che è il caso di continuare, ecco. Per cui adesso ci siamo fatti due nuovi amici che potrebbero essere molto utili. Chissà Lucas, ragazzi, che fine ha fatto. Oh, finalmente ti posso vedere in faccia. Grazie comunque, davvero, per l'aiuto. Do you know where we're going? Right now we have to hide. Arthur and I know a place. And Lucas, he's waiting at your chateau. Ah, davvero? All in good time. We're going to see Lucas again? Certo, amore. I hope so. I like Lucas. He's nice. Oh. Save your breath. Come te, piccolo. We're on the right track. Let's keep moving. We're not safe yet. Bene. Ti seguiamo a ruota, Amelie. Andiamo. What the hell are you doing with the Inquisition? Se lo sapessi. What's so special about the little guy? It's complicated. And what about your brother? Will he be all right? He'll catch up with us. He really saved our lives. It was incredible. Hey, don't get all lovey-dovey. He'll break your poor little heart. No. Se non l'ha manco mai visto. Yeah, we're going to use it to cross. Bene. Ok, ragazzi, continuiamo a concordare sul fatto che le ambientazioni sono fantastiche. Assolutamente meravigliose. Ehi, quante volte ti ho detto che non devi correre e andare da solo? I'll do it. Ecco,
La nostra cara Amelie ha le chiavi per tutte le porte. Open. Il lascia passare, ok. Perfetto. The wheel. It's for crushing the wheat. Wow. Che dire, ragazzi. È fantastico, davvero. Picchia, però va velocissimo. How are we going to get across? By stopping it. And how are we going to stop it? Amicia, we'll find a way. Sì, non vi preoccupate, un modo lo troveremo. Resta un attimo qua. Ok. Che cosa succede se faccio così? Non lo so. The current's slowing down, but not enough. Over to you, Melly. Ce la fai a saltare dall'altra parte? Dai, tu sei tanto agile. Vada! Vada! Non cinci... Vai. Oh. Melly, can you do it, Melly? Vai. Can you take care of it? Oh, non rispondono nemmeno. Non mi cagano nemmeno, proprio. I'll let you do it, Hugo. Yes. Ah, ok. Dove sta andando? Aspettate. Dove sta andando? It's working. Oh! All we have to do now is cross over. Che cazzo? Allora vai tu, Melly, muoviti. Adesso sì, ce la fai a passare. Minchia, con la tua agilità ce la facevi a saltare dall'altra parte. Doesn't look like I'll be taking a bath today. Beh, ok, perfetto. Oh, ce l'abbiamo. Per cui, caro Hugo, adesso sì, puoi passare. Direi che è il caso di passare. Vai, vada, vada, non ci cischi. Vai. Ok, io come dovrei passare però se mollo sto coso? Ah, adesso sì, lui terrà comunque fermo questo, perfetto. Così sì, posso passare. Fantastico, ma figurati che sono deficiente io secondo te. Ah, ce l'abbiamo fatta ragazzi, ma siamo troppo fantastici. That'll hold them up for a while. Vabbè, non saranno mica così idioti. Oddio, non lo so. Fatto sta che non è una gran cosa, il mulino. Allora, qua ragazzi non possiamo migliorare niente. Come sempre, prendiamo questi così qua. Abbiamo degli attrezzi, aspettate adesso. Adesso potremmo migliorare la sacca delle munizioni. E questa cosa potrebbe essere utile. Per cui, perché non migliorarla, ragazzi? Ecco fatto. Tac. Not bad at all. Andiamo sempre migliorando qualcosina quando è possibile, ragazzi, perché sennò qua dire che siamo abbastanza nella cacca. Tac. Tac. Che forza, Madonna santa, sei forzutissima. Eh? No. All right, come on. Ma su chi? It's pretty here. And it smells like earth. Oh. Yucky duck. Is that where Lucas is? I hope so. I doubt this castle is going to look like much. Why? Perché? This used to be a village, but it was reduced to rubble in just one night, years ago. Some say there's a curse around these parts. Ah, bene, guarda, quello che ci manca. She's joking, Hugo. Of course I am. Since... Amicia. Che c'è? Hugo, adesso? What are you doing? Come here. Oh. Hugo? Hugo, look at me. Is it starting again? Your head? He's going inside. My legs are shaking. Don't say he's been bitten. It's not the bite. It's something in his blood since he was little. I'll have to carry him. Climb on my back if you can. Come on. Mamma mia, povero piccolo ragazzo. Ah, di che, amore? Non if è it's colpa in his tua. Blood, what about you? I'm fine. Lucas is trying to slow the effects down. That's also why we're going to the chateau. Per quello dovevamo trovare il suo medico. I'm scared. Of what, Hugo? What's in my head? Don't worry. We're all scared of what's in our heads. Here we are. You'll be able to rest. At last. Help me lift this. Lo so, lo devo mollare, minchia, l'ho preso adesso, sto povero piccolo. Amore, resta un attimo qua. Ok. Solleviamo sto coso. Is this your house? It's a hideout, lad. It's meant for hiding out, not banquets with lords and ladies. Don't touch that. It's my brother's. That's worth a lot, that is. Addirittura. How long have you been living like this? Like ruffians and beggars, you mean?
family tradition. Our dad was a piece of rubbish. Tried to beat us one time too many, so we skedaddled. But you, you're almost royalty. Royalty? Monsieur. What does huh mean? I'm cold. Can't you see? Look at us. We've lost everything. What do you mean? Who's going to pay us then? What are you talking about? Your mate's Lucas. He said you're rich. Just forget it, all right? Take Arthur's straw mattress, and when he finally gets here, we'll have a proper discussion. Ok, quindi Lucas, diciamo che ha usato la scusa della nostra ricchezza per far sì che questi due, insomma, ci aiutassero. Il problema è che noi non possiamo pagare proprio nessuno. So, see anything? No, nothing there. Hey, men! This way! I need some help! Oh oh, se ne sono accorti! Ce la faremo a darcela a gambe? Io mi auguro di sì. Where does that go? Outside. Yes, but where? Just trust me. And your brother? He should have been here by now. Oddio, so che gli sarà successo. Don't give up on him just yet. Speriamo Shit. Di no. Stay down. He has a helmet. Ah! Devorantis. Ecco, what? Devorantis. Saltpeter and alcohol. Burns your face and melts steel. No one can keep their helmet on with that. Get some ready. Fantastico. All grazie. Devorantis, ora puoi creare il Devorantis. Tieni premuto R1, creiamo anche sto coso. Ok, che non richiede neanche così tante risorse effettivamente. Tac. Aim for the helmet. Va bene, dammi un attimo. Corrode il metallo e costringe i nemici colpiti alla testa a levarsi l'elmo. Stia lì, signore. Sì, dammi un attimo, se lo sta levando adesso. Qua gli è arrivato. Try to be a bit more enthusiastic, will you? In che senso positivo? Che deve fare sto poveraccio? Sta ancora bruciando? Madonna. Ok, adesso suppongo che sarà. Look, there's one with a helmet. You know what to do. Yes. Sì, sì, certo. Siccome abbiamo tanto tempo e magari l'altro non se ne possa accorgere. Va bene, tutto con la massima calma, eh? Allora, mio signore, buon uomo, chiunque gli sia, ma questo qua c'ha intenzione di venire qua. Ok, vada a controllare, ma questo non ce l'ha l'elmo però. Qual è quello con l'elmo, scusa? Ah, è l'altro? Eh sì, deve essere per forza l'altro, scusa. Ah! What's that? Ecco, vi faccio scoprire pure io come una babbea. Oh oh. Sentite, ragazzi, il pathos della musica. Mio buon uomo, direi che può stare tranquillo, assolutamente. Perché non va via? Così io la colpisco in testa, così, sulla nuca, direttamente. Ma è l'altro che ha l'elmo, non lo vedo, ragazzi, non vedo bene. Davvero, vabbè, allora, direi di fare un attimo il giro lungo e sì, vedere che effettivamente ha l'elmo. Per cui userò questo. Tac. Lei stia tranquilla. Tranquillissimo. Tac. Ecco fatto. Minchia, è svenuto, ragazzi. È crollato come un sacco di patate. We have to get back to the Aqueduct. I know. Alla This way. Oh no, I knew it. Vabbè, era ovvio che ce ne fossero degli altri, scusa. See the little portcullis over there? That's our way out. Listen, Amicia, you have the sling, so you go first. Hugo, you... stay there. I shan't be long. Very well. Ok, oddio, si stanno spargendo dovunque come non lo so, come una cosa per niente piacevole. Allora, di sicuro questo ce ne servirà ancora, ragazzi, eh.
Questo sta venendo proprio qui e l'altro è girato proprio da questa parte. Non so se ci rendiamo conto di questo. Non mi dica che li devo eliminare tutti, sarebbe un problema, davvero un problema. E allora, ecco qua, prendiamo prima il nostro amico qua. Signore, no, si è abbassato il figlio di... a quel paese, va. Madonna, che ansia. Ok, l'altro sta tornando di qua, ragazzi. Ah, lì ce n'è un altro con una lanterna che posso fargliela esplodere. Magari, potrebbe essere. Recuperiamo il sasso, che ne abbiamo 10. Aspetta, a sto punto faccio direttamente così, guarda, mi tolgo ogni dubbio. Lucia, come back. Oh, no, 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 no. We're fine. It was scary. I don't want to be scared anymore. Lo so, amore, ma ti prego, non mi fare questo. Mi sto... ecco, non posso lasciarlo, ragazzi. It was horrible, horrible. Non posso allontanarmi più di tanto, perché sennò nostro fratellino si mette a dare di matto. Perfetto, allora seems fine from here. Direi che potete seguirmi, anzi. Ok, non possiamo, oh merda, non possiamo allontanarci troppo e insomma tenerlo, e tenerlo da solo troppo a lungo, ragazzi. Signore, questo è per lei. Ecco, di nuovo la stessa cosa di prima, la conce tua madre, va a cagare. Oh, Hugo, tu stai tranquillo, che la tua sorellina... oh merda, ci pensa a te, ok? No, non ce l'ha un elmo, per cui possiamo ucciderlo tranquillamente. Tac. Cadono come sacchi di patate, totalmente inermi. Allora, qua ci sarà qualcun altro? Sembrerebbe di no, se l'ha vista... ah no, ce n'è come uno. Oh merda, torniamo indietro. Ok, restiamo un attimo qua. Perfetto, allora questo qua mi sa che l'elmo ce l'ha, ragazzi. No, non ce l'ha, perfetto. Possiamo risparmiarci altro Devorantis. Si chiamava così, vero? Sì. Vorrei evitare di fare figure di merda. Perfetto, adesso possiamo approfittarne, mi auguro, e nasconderci qua. Signore, ma che sta facendo? Non lo so. Signore? Oh, ah, questo ce l'ha l'elmo, vaffanculo. Ecco qua. È troppo tardi, ragazzi. Va a cagare, va. Troppo tardi. Mi prenderà. Aspettate con calma. Forse posso farcela. Stai calmo, stai calmino, eh. Minchia, li ho usati tutti i sassi? Ok. Mi sono salvata, ragazzi, per il rotto della cuffia. Mo ci vuole per un pelo di sedere. Ho usato pure tutti i sassi, quasi. Madonna santa, me la sono vista veramente brutta stavolta. Che culo che ho avuto. Allora. I heard the kids made a right mess of the English. I've never seen an explosion like it. Allora, adesso potremmo avere altri problemi, perché mi sa che devo fare il giro di qua, ragazzi. Mi sa che mi conviene perlomeno fare il giro di qua. Allora, qua ce ne sono uno e due, l'altro là in fondo. Questo qua ce l'ha l'elmo, però non vorrei che facendo casino attira quell'altro. Thomas, ecco, vedete, l'altro pure se n'è accorto. Probabilmente si accorgerà di noi. Ok. Restiamo nascosti per l'amore del cielo. Pure l'altro c'ha l'elmo, cazzaro, la miseria. Ok. Ce l'ha. Thomas, anche tu. Mi scusi, buon uomo. Ok, l'ho ammazzato. No, un altro si è accorto. Oddio, spero che non venga di qua. Devo pregare il cielo che non venga di qua, anche perché non ho sassi per ammazzarlo. Ok, sta andando a sbirciare di là. Madonna, quanta ansia, ragazzi, che mette sta cosa. Oddio, state immobili, ragazzi, non vi muovete. Dobbiamo aspettare che passi questo momento di allarme. Oddio, sta venendo di qua.
Oddio no, perché? Lancio sassi, maledizione. Lancio sassi, maledizione, non venire di qua. Non venire. Allora, nascondiamoci un attimo qua, approfittiamo. Approfittiamo, allontaniamoci un secondo dalla zona di pericolo. Magari lì qualche sasso posso recuperarlo, ma dobbiamo aspettare che il pezzo di merda se ne vada. Ok. Il pericolo sembrerebbe essere scampato, almeno per adesso. Il tizio è andato via. Il tizio non mi sembra avere un elmo. Possiamo approfittarne, vedere se riusciamo a recuperare qualche sasso qui, ragazzi. Mi auguro di sì, almeno uno. Per farlo fuori, qua cosa c'è? A map of the whole country. Una mappa del territorio. Interessante. Allora, questo qua invece ce l'ha l'elmo, ragazzi, io vi giuro che spesso non capisco. Ce l'ha, per cui non ci resta che... Ok, colpirlo così. Ok. Pure lui è andato giù, non so se lì c'è qualcun altro che può vederci. Mi auguro sinceramente di no. Posso recuperare il sasso? Sì. Ok. Ah no, era sal nitro, non era il sasso. Perfetto. Allora. The portcullis is down. There's always a side entrance. Ok, seguiamo Melie, che sembra sapere perfettamente dove andare, per cui mi affido ai suoi sensi di ladra. Ok. Yeah. Let's get out of here. Come on. Andiamo, va. So kind of you, your highness. Tu sei così spiritosa. Come on, get moving. Ah, ecco. What are you going to do to me? Oh no! Chi gli volete fare? It's Lucas. The cart should be arriving soon with fresh supplies. They'll take you to the Inquisition bastion in town. Zio! Amicia, do you have any devices? Sì, ce l'ho. Yes. Ecco qua. Tu sta fermo così, amico, sta fermo così. No, cazzarola! Mi scordo sempre! No, sta fermo lì, sta fermo. Aia, la croce di madre! E non ci credo! Cioè, ragazzi, non so se ci rendiamo conto di quello che è successo. Ho usato il Devorantis e non c'avevo più sasso. Cioè, l'ho sprecato l'ultimo sasso che avevo. They'll take you to the Inquisition bastion in town. Amicia, do you... Sì, cercherò di non sprecare. Ah, giustamente lancio il Devorantis con l'ultimo sasso, mi pare ovvio. Sta fermo così, perfetto. Ciao! Ehi! Eccoci qua, finalmente ci ricongiungiamo. Ciao! Yes, I was in a cage. Then there was a huge explosion. Boom! And then we went to Mary's house. She said lots of bad words. No. I heard that. And what about you, Lucas? How are you? Can we talk while we run? Or certo, we certo. Down some wine and some roast chicken and wait for them to come and kill us. Come sempre, il tuo sarcasmo non fa ridere. Andiamo, va. The chateau shouldn't be far now. Andiamo, sì. It's not far to the aqueduct. Ok ragazzi, allora mi ha appena salvato la partita, non ho la minima idea di quanto manchi alla fine di questo capitolo, ragazzi, però il mio tempo per oggi a disposizione è finito, per cui stiamo aspettando, ragazzi, che insomma si entri ancora di più nel vivo della storia, nel senso che non abbiamo poi ancora così tante informazioni su quale sia effettivamente questo male che ha Hugo, quindi non sappiamo ancora di preciso perché questa gente ci stia dando la caccia. Molto probabilmente, ragazzi, presto ci saranno spiegate tante cose. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un abbraccio a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!